Buon pomeriggio, benvenuti al TG 2000 Flash, nuova implorazione di pace del giorno dei defunti da parte di Papa Francesco durante la messa celebrata al Rome War Cemetery, il cimitero che custodisce le spoglie dei militari del Commonwealth caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. I conflitti in Medio Oriente e in Ucraina, come le altre guerre che in questo tempo attraversano il mondo, sono sempre una sconfitta per tutti, ha sottolineato il Pontefice, e presentano un conto salatissimo da pagare anche ai vincitori. La crisi in Medio Oriente, ancora scontri tra Hamas ed esercito israeliano all'interno della striscia con Tel Aviv, che dice di aver ormai accerchiato Gaza e che presto entrerà con i suoi soldati nella città. Drammatico il bilancio del bombardamento sul campo profughi di Jabalia, quasi 200 le vittime. Nel frattempo anche oggi è stato riaperto il valico di Rafah tra la striscia e l'Egitto per permettere il passaggio di almeno altri 400 stranieri e palestinesi con doppio passaporto. Dopo il primo gruppo di connazionali che ha lasciato ieri la striscia di Gaza, oggi una bambina italiana di 6 anni e la mamma palestinese hanno attraversato il valico e sono ora in Egitto assistite dal personale dell'ambasciata per il successivo rimpatrio. Intanto dagli Stati Uniti il presidente Biden chiede a Israele una pausa nelle azioni militari per far uscire i 240 prigionieri ancora nelle mani di Hamas. Vladimir Putin ha firmato ieri il decreto di uscita della Russia dal trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari. La scelta del Cremlino era stata annunciata e ratificata dalla Duma a fine ottobre. Il trattato per la messa al bando totale degli esperimenti nucleari è del 1996. Non posso dire ora se riprenderemo i test, ha detto Vladimir Putin, commentando lo sviluppo di progetti su nuovi missili in grado di trasportare testate nucleari. Ma il tempo è estremo tra la Gran Bretagna e la Francia. Nelle isole del Canale della Manica la tempesta si è abbattuta con venti impetuosi, costringendo l'evacuazione di decine di residenti dell'isola di Jersey nel nord-ovest della Francia. Le raffiche di vento hanno superato anche i 200 km orari. Si conta già un morto e decine di feriti, oltre 1 milione le case rimaste senza elettricità, soprattutto in Bretagna. Ed è allerta meteo anche in Italia. La tempesta che ha colpito la Gran Bretagna e la Francia in queste ore sta interessando anche l'Italia. A partire dal nord, forti venti e piogge torrenziali hanno già fatto scattare per oggi l'allerta rossa in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, arancione in Trentino Alto Adige, prevista ancora mareggiate sull'Alto Tirreno, in particolare in Liguria. La perturbazione nelle prossime ore si sposterà verso il centro-sud. Arriva il concordato preventivo biennale che consentirà ai contribuenti di accordarsi preventivamente e per 2 anni sui propri redditi con il fisco. La norma sarà all'esame del Consiglio dei Ministri di domani ed è uno dei decreti legislativi di attuazione della delega fiscale. Nelle previsioni l'adesione alla misura è prevista entro luglio del 2024 e negli anni successivi entro il mese di giugno. Jannik Sinner vince ma si ritira in polemica con gli organizzatori del torneo Master 1000 di Parigi-Bercy. Dopo la vittoria ieri nei sedicesimi di finale contro lo statunitense McDonald, partita terminata quasi alle 3 di notte, il tennista italiano numero 4 del mondo avrebbe dovuto giocare il prossimo match questo pomeriggio. Troppo poco tempo per recuperare, appena 12 ore, così è arrivato il forfè. Solidarietà a Sinner dal mondo del tennis contro l'ATP e contro un vero e proprio scempio del calendario e delle programmazioni delle partite in un torneo peraltro importante come quello di Parigi. E con questo è tutto, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione alle 18:30. Grazie per averci seguito, arrivederci.